Nel Musec in via Berta la presenza dell'assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno, il Museo Nazionale della Zampogna e la Pontificia Fonderia Marinelli hanno presentato la partnership che unirà idealmente a fini turistici le campane di Agnone e le Zampogne di Scapoli, due manufatti d'eccellenza della tradizione artigiana del Molise, in apparenza diversi eppure molto simili tra loro. Allora, le campane e le zampogne verranno materialmente esposte, la campana quindi nel Museo della Zampogna e la zampogna verrà esposta nel Museo della Campana. Questo è il primo step. Il giorno 21, quindi questo sabato, verrà celebrato questo scambio di doni presso la chiesa di San Giorgio Martire a Scapoli e poi verrà esposta la zampogna lì in chiesa con la benedizione sia della campana che della zampogna. I maestri zampognari consegneranno fisicamente la zampogna ai marinelli e i marinelli consegneranno la campana. Questo è un primo punto perché poi dopo stiamo lavorando su una partnership di mini filiera turistica che prevede la costituzione di un biglietto unico, che vuol dire che i visitatori del Museo della Zampogna o i visitatori del Museo della Campana possono scegliere di acquistare un biglietto che gli permette loro di andare sia al Museo della Campana se provengono da Scapoli o sia al Museo della Zampogna se provengono da Agnone. Stiamo lavorando per vedere il meccanismo del pagamento, il meccanismo dei limiti temporali e quant'altro. Ci sarà poi anche la vendita del merchandising, quindi potremo vendere dell'oggettistica, delle campane piccoline da tavolo nel Museo della Zampogna e noi consegneremo loro regolarmente queste zampognette piccoline di souvenir che potranno essere esposte e vendute nel Museo della Campana. La partnership tra la Zampogna di Scapoli e le campane di Agnone si concretizza sotto l'egida del programma Turismo e Cultura, promosso dalla Regione Molise allo scopo di valorizzare fuori dai confini regionali e nazionali la nostra regione. Un filo conduttore della Valle del Volturno con l'Alto Molise, la Zampogna di Scapoli con le campane di Agnone della Fonderia Marinelli. Una cultura, una storia, le tradizioni che fanno tutt'uno, con, ripeto, un filo conduttore per mettere in rete le eccellenze della nostra regione. Turismo è cultura, ma è cultura per la riscoperta del senso di appartenenza dei nostri territori, delle nostre eccellenze. Adesso ci vuole anche però il riscontro sul territorio, ci vogliono gli imprenditori che insieme con le istituzioni possano mettere in piedi quel progetto di grande sviluppo turistico che abbiamo disegnato con il piano strategico del turismo, che sono convinto potrà essere il vero piano di sviluppo della nostra regione.